Se non vuoi un uomo infelice per aspetti politici, non sottoporgli mai due aspetti dello stesso problema. O lo tormenterai. Tagliagli uno solo. O meglio ancora, non sottoporgli nessuno. Si può confondere e aggrovigliare tutto così bene che nessuno ci capirà più nulla. In fin dei conti, come facciamo a sapere che 2 più 2 fa 4? O che la forza di gravità esiste davvero, o che il passato è immutabile, che cosa succede se il passato e il mondo esterno esistono solo nella vostra mente e la vostra mente è sotto controllo? E quando una fra le più grandi corporazioni del mondo controlla la più efficiente macchina per una propaganda fasulla e vuota in questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno spacciate per verità qui. Fra 30 anni l'Italia sarà non come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la televisione. Mettersi quando piaccia il feltro di traverso per un sì, per un no, battersi o fare un verso. Nulla che sia farina d'altri scrivere e poi modestamente dirsi, ragazzo mio, tu puoi essere pago al frutto, pago al fiore, pago alla foglia. Purché nel tuo giardino, nel tuo, tu le raccoglia. Il nostro ordine politico non si modella sulle costituzioni straniere. Siamo noi, l'esempio agli altri, piuttosto che imitatori. E il nome che gli conviene è democrazia. Il capo del governo si macchiò ripetutamente, durante la sua carriera, di delitti che, al cospetto di un popolo onesto, gli avrebbero meritato la condanna, la vergogna e la privazione di ogni autorità di governo. Perché il popolo tollerò e addirittura applaudì questi crimini? Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Le nostre donne li evitano, ma non solo perché, dai, poco attraenti, anche un po' selvatici. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare fra chi entra nel nostro paese per lavorare e chi invece pensa di vivere di espedienti, oppure addirittura di attività criminali. Relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti. Come tutti gli italiani degni di questo nome, io sono un cittadino mediocre. L'italiano non si stupisce se qualcuno viene arrestato. Mai. Lo trova naturale. Solo silenziosamente si stupisce di non essere lui l'arrestato. I migliori non hanno più fiducia. I giovani, se non sono arrivisti e senza spina dorsale, non entrano più nei partiti. Nelle università manca ogni moto, ogni fervore, la confusione, il disgusto, il disordine sono tali che ne risentono anche i migliori. Sono vivi in Italia dei magistrati che in passato hanno dovuto perfino sentenziare condanne a morte. Se tutti oggi non ridiamo a questo pensiero, dobbiamo ringraziare quei maestri che ci aiutarono a progredire insegnandoci a criticare la legge che allora vigeva. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come qualcuno possa confonderlo con l'anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto. Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. L'indifferentismo è un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica. Ecco, quando sento pronunciare questi discorsi mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che magari qualcuno di voi già conoscerà, di quei due migranti, due contadini che attraversano l'oceano su un piroscafo traballante. Sappiamo che le cose vanno male, no? Più che male! Questa è la follia! Ma non è una pazzata!